se ti assale la paura vedendo un ambulante di colore in spiaggia. Sembra banale osservare i nostri vicini di ombrellone, oggi. C'è l'allegra famiglia meridionale che discute vivacemente mentre il 7 d'oro a scopa segna il punto della vittoria e, il bambino col secchiello fa le sue crociate fra sabbia e mare per evitare bagnanti, tele, ombrelloni, sandali e costruire così castelli diroccati. Più in là supercoppia figonna distesa su grandi teli di cotone con la Ceres accanto e occhialoni da sole che fanno presagire presente e futuro gloriosi. Non si guardano o quasi, perché respirando il diaframma aumenterebbe il volume dello stomaco distruggendo per sempre il mito della tartaruga. E poi ancora gli italiani più a nord, con i loro accenti leggiadri, silenziosi o quasi, attenti e fermi osservatori delle regole. Anche quelle che non ti aspetti per una comunità di italiani avanti a noi anni, dicono. Il bambino ammonito perché non può giocare con le bambole come la sorellina che invece si diverte a lavare i lunghi capelli della sua bambola in acqua. Curarla, pettinarla, accarezzarla è un vero e proprio laboratorio di cura alla persona. Al piccolo uomo la mamma ha portato una minuscola macchinina, che appena messa in acqua si inabissa e fine del gioco. Ahimè mia cara mamma, forse non ti hanno insegnato che le differenze di genere sono solide impalcature che possono essere buttate giù solo se educhiamo i nostri bambini a non dividere le cose per solo uomini e cose per sole donne. Hai paura che la sessualità possa prendere una svolta diversa da quella che vorresti tu? Sappi allora che puoi farlo giocare anche alla guerra, amerà comunque gli uomini se liberamente vorrà questo. E poi secondo questo assioma noi dovremmo amare solo donne, allora. Infine non mancano gli ambulanti da spiaggia. Gli italiani caricano sulle spalle contenitori pieni di cocco e ananas fresco. Fresco. Dopo ore sulla spiaggia mi sorprenderei a scoprire che la fisica su quelle spalle ha cessato di esistere. I cinesi ti offrono massaggi e tatuaggi, gli indiani argento e collane, i magrebini o presunti tali, cappelli, teli, occhiali, braccialetti del desiderio e altre infinità di oggetti più o meno utili. E dopo i fatti di sangue di Barcellona, dove il terrorismo colpisce gente innocente ovunque, ti assale il dubbio su alcuni di questi ambulanti intenti a girare fra la spiaggia con i loro zainetti sulle spalle. Credo che tanti dei miei vicini di spiaggia abbiano potuto pensare che questi disgraziati, avvicinandosi al grido di Allah Akbar avrebbero potuto farsi esplodere, o impugnare un Kalashnikov per giustiziare l'occidentale infedele. E io che osservo tutte le differenze, messa lì in spiaggia come tutti gli altri, penso a quanta ingiustizia ci sia fra la gente. E quanta riproduzione delle differenze ci sia su come stiamo al mondo. A prescindere dal Dio che ciascuno prega non esistono infedeli da punire, musulmani da perseguitare, bambini da affamare, profughi da far morire. Potremmo cominciare a pensare che la giustizia sociale, l'uguaglianza e i medesimi diritti affinché la vita sia un valore assoluto riconosciuto a tutti con pari dignità può essere la via per far cessare l'odio che obnubila sempre più. Sia gli allegri turisti che i venditori ambulanti che affollano le nostre spiagge o strade sono vittime di quel sistema di potere e di fanatismo religioso che nei secoli ha pervaso e piano piano conquistato il bene meno visibile, le menti. E mi piacerebbe concludere sognando un affresco, una tela, colorata, con tutti i volti dipinti. Che fissi per sempre culture diverse, dentro spiriti liberi.
dove la parola tolleranza sarebbe solo un brutto ricordo in un mondo che se ne servirebbe solo per misurare più o meno la sopportazione verso l'altro. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.